Una delle cose che spesso mi chiedono è di recensire, ad esempio, un'antenna per la televisione, perché ci sono molte persone che hanno difficoltà a installare antenne sopra al palazzo. Pertanto, questa è un'antenna che può essere utilizzata anche per il camper, perché è un'antenna completamente impermeabile, IP55, completamente stagna, dotata di filtri per, ad esempio, i disturbi dei segnali del 3G, 4G, l'LTE, comunque, insomma, quello dei ripetitori dei cellulari che ormai sono sempre presenti nelle nostre città e anche fuori città. In dotazione abbiamo un cavo da 10 metri, un sistema di amplificazione con una scatoletta, poi dopo ve la farò vedere nei dettagli, compatibile con i flussi video 4K Ultra HD, ma la cosa importante è che comunque c'è la compatibilità piena con DVB-T e DVB-T2, questi sono i nuovi standard dei segnali televisivi. One4All è la ditta che si occupa della costruzione e progettazione di queste antenne, anche un'antenna interna che vi farò vedere prossimamente, un'antenna sferica che ha vinto un premio di design che può essere installata direttamente in casa. Altra cosa interessante è che comunque è un'antenna che dovrebbe funzionare su quei ripetitori che sono a lunga distanza, quindi fino a 50 km. Vi spiego subito, io ho una situazione un pochettino particolare nella mia zona di Napoli, ho fatto un piccolo disegnino, spero che comunque sia abbastanza chiaro perché questo è il mio palazzo, vedete, ve lo faccio vedere bene. Io ho i ripetitori un pochettino tutti intorno, quindi spero che con questa antenna di riuscire a risolvere una serie di problemi. Ripetitori dei camaldoli, ce ne sono tre che radiano a seconda dei vari canali Rai, Mediaset. Ad esempio, ho dei problemi con Mediaset, io mi trovo in questa posizione qui. E qui abbiamo il ripetitore del Monte Faito, quindi a grande distanza. E quindi cercherò di impostare l'antenna o verso Monte Faito oppure direttamente camaldoli. Però voglio ricordare che l'antenna sarà posizionata con la copertura del fabbricato, mentre invece i ripetitori saranno dall'altro lato, quindi non la installerò sul tetto perché ho problemi a portare ad esempio l'energia per l'amplificazione di segnale, perché questa qui oltre a utilizzare l'amplificatore può essere utilizzata come semplice antenna a pannello. Ma andiamo a vedere all'interno della scatola cosa esce. Allora, ecco qua quello che esce all'interno della scatola, troviamo la nostra antenna a pannello, vedete, SV9455, facile da installare. Eccolo qua il logo anteriore, sotto abbiamo l'aggancio direttamente a vite stile SAT, il pannello è completamente impermeabile, dietro si agganciano direttamente il sistema kit per il palo, oppure a muro, ecco qua tutte le viti e tutte le piastre per il montaggio, quindi completamente completa di accessori. Altra cosa fondamentale è la scatoletta amplificatore che si alimenta direttamente con l'alimentatore a corredo, eccolo qua con spinotto jack proprietario che va installato direttamente qua sotto. E poi abbiamo il sistema per poter accendere o spegnere il sistema di amplificazione con un LED che si accende qui, mentre invece abbiamo un cavo da 10 metri, eccolo qua, l'estremità questa qui con jack stile SAT a vite va direttamente sotto al pannello, mentre invece l'ingresso antenna è qui, mentre invece questo qui è l'uscita per la televisione oppure per un ripartitore e quindi che va su più televisione. Questo sarà il test che noi faremo. Cosa interessante, che comunque ha un'impedenza di 75 ohm, è una gamma di frequenza che va da 174 a 790 MHz. L'alimentatore è incluso, quindi non ci resta semplicemente che fare una cosa, montarla e capire realmente se funziona oppure non funziona, però ci prenderemo un po' di tempo per testarla. Allora, prima di passare al nostro test, volevo farvi vedere immediatamente, ho montato la piastra direttamente sulla parte posteriore con le quattro viti a corredo, voglio dirvi che ci sono due possibilità di montaggio, uno direttamente a parete, utilizzando queste viti e questi viscere che escono a corredo, la agganciamo direttamente, la stringiamo e la possiamo direttamente bloccare. In modo molto molto semplice, quindi rimarrà bloccata direttamente adiacente ad un muro, mentre invece abbiamo anche la possibilità di poter utilizzare direttamente il palo, quello classico per le antenne, e quindi poterla regolare facendola ruotare su 360 gradi. Ma andiamo subito immediatamente al test. Allora, non so se mi vedete bene, però voglio dire una cosa molto importante. Io ho posizionato l'antenna in modo un pochettino precario per fare dei test, per poterla spostare. Eccola qua, la vedete? L'ho montata su questo stativo verticale. Ve lo faccio vedere, ho collegato il cavo che va collegato, poi vi faccio vedere direttamente l'amplificatore e poi l'abbiamo collegato direttamente in casa. Ho utilizzato il cavo, quello originale di 10 metri che vedete tra le mie mani. Ora ci spostiamo da qui, faccio vedere il pannello che comunque si muove, vedete, si tira un po' di vento, quindi lo dobbiamo fissare su un palo un pochettino più doppio, almeno di 2,5 cm. Dopodiché vi faccio vedere anche dove l'ho collegato e vediamo anche un pochettino il segnale come si è comportato. Allora, vi faccio vedere anche un attimo la precarietà dell'installazione che ho fatto. Questo è l'alimentatore che esce a corredo, mi sposto, vedete, sto utilizzando il cavo, quello lì originale, ed eccoci arrivati alla scatoletta di cui vi parlavo. Questo qui è l'amplificatore di segnale, lo vedete? Quindi questo è il cavo che arriva dall'antenna, questo è il cavo che uscirà e andrà direttamente vicino alla TV oppure all'interno di una scatoletta partitrice.
Questo è il jack dell'alimentatore, questo è il tasto di accensione e spegnimento del nostro amplificatore. Se lo spegniamo diventa un'antenna a pannello senza amplificazione. Dopodiché ci spostiamo, vi faccio vedere perché ho utilizzato un pochettino di cavi lunghi, proprio per vedere un pochettino come si comporta, che questa è un po' la fattispecie che succede. Ed eccoci qua, vedete, ci colleghiamo direttamente con il cavo che arriva dall'amplificatore, eccolo, lo vedete questo qui, inseriamo in questo ripartitore, dopodiché questi tre diciamo, vanno all'interno dell'abitazione e alimentano le tre TV. E questa è un pochettino la situazione. Vi dico subito che comunque la TV stranamente si vede bene, questa è una fortuna. Vi faccio vedere anche il livello di segnale. Allora, eccoci qua. Questa è Rai 3, ve la faccio vedere nel caso non ci credete. Andiamo subito immediatamente. Ecco qua, questa qui è Rai 3 e vi faccio vedere anche un attimino la questione del segnale. Ecco qua, vedete, 100% la qualità, 91%, ma è, diciamo, è altalenante perché se la sposto leggermente di qualche millimetro arriva al 98%. Sulla questione RAI noi non abbiamo nessun tipo di problema, assolutamente. Il problema ce l'abbiamo con il MUX Mediaset, vedete che sale il segnale comunque si mantiene su un'ottima base. Ora vi faccio vedere canale 5. Allora, questo è il problema che riscontro su canale 5. Vedete, segnale comunque altalenante che credo dipenda dal ripetitore della Mediaset. Infatti ho scritto a Mediaset che c'è qualche problema, secondo me, sull'intensità di segnale. Però se la sposto leggermente, il segnale comunque sale nella banda verde e comunque si riesce Ora, io sono tranquillamente a tornato su vedere. canale 5, vedete, quello di cui vi parlavo prima, ho spostato leggermente di qualche millimetro l'antenna e il segnale comunque altalenante, ma vi ripeto, non dipende assolutamente dall'antenna perché vi voglio spiegare che anche se un segnale con l'antenna sul palazzo pieno 9800 mi dà dei problemi, quindi vuol dire che le nuove trasmissioni con l'antenna quella sul palazzo non sono molto compatibili, mentre invece con questa One for All le trasmissioni sono compatibili e il segnale non salta, mentre invece Rai ed altri MUX funzionano in modo veramente perfetto. Allora, eccomi qua, sarò veramente molto molto chiaro. Vi ho fatto vedere un pochettino cosa c'era nella scatola, vi ho fatto vedere un pochettino i collegamenti precari che ho fatto perché dovevo fare dei test per capire un attimino se riuscivo a risolvere il problema della Mediaset nella mia zona, perché nonostante ho un'antenna sul palazzo che c'è un segnale 100-100, Mediaset va a scacchi, quindi non so se è un problema proprio dell'antenna o proprio un problema proprio del ripetitore Mediaset che c'ha degli alti e bassi. Allora vi dico subito che questa qui l'ho montata, sono riuscito a recuperare qualcosa. Seppur sulla Mediaset avete visto quei video, il segnale più basso e il segnale più alto, paradossalmente con un segnale e una qualità più bassa funzionava il sistema Mediaset, quindi andava non a scacchi, ma ogni tanto facevo qualche piccolo subbuosegno, forse proprio della compatibilità sui nuovi segnali di questa antenna. Allora vi dico subito: ho risolto ampiamente la questione della RAI, che c'è un segnale veramente molto alto, quindi non ho il problema di calare un cavo da sopra al terrazzo perché fra poco faranno i lavori dello stabile, quindi dovrò smontare tutto. E questa antenna mi salverà assolutamente perché la posiziono direttamente anche vicino al muro e riesco a vedere il segnale per tutti e tre, quattro televisori. Quindi questo è un altro fattore importante perché riesce ad alimentare tutti i televisori, non solo uno. Il segnale può essere mandato anche direttamente a un solo televisore, però io consiglio anche di lanciare un ripartitore, quindi non ci sono particolari problemi, assolutamente. La cosa comoda è che è piccola, la riusciamo a posizionare su un palo posto sulla ringhiera oppure direttamente sulla ringhiera se avete le tubolari. La riusciamo a posizionare a muro se riusciamo a direttamente anche con un supporto TV di quelli che comunque ruotano un pochettino a 45 gradi, insomma ci possiamo lavorare. È impermeabile ed è piccola, quindi se avete problemi a installare sul terrazzo l'antenna oppure se avete una casa che dà in un'altra esposizione molto diversa dalla mia, dove c'è un problema che ho fatto nel mio disegno sulla questione dei ripetitori perché ci sono delle fortissime interferenze, in questo caso l'antenna mi risolve il problema. E questa è una cosa vitale in vista del fatto che dovrò sganciare l'antenna dal terrazzo e dovrò posizionare direttamente questa perché veramente non ho la possibilità di poter calare il cavo. Quindi se avete domande scrivetemi, sarò ben contento di potervi dare qualche informazione, ne possiamo anche discutere, qualcuno mi può dare qualche consiglio, è sempre molto importante. Vi invito, se volete, iscrivetevi al canale YouTube HDRV Italia, attivate le notifiche perché è un canale non monetizzato. Nei prossimi giorni cercherò anche di recensire l'antenna, sempre della One for All, quella da interni che ho preso sferica che ha vinto il premio del design, ma ne parleremo poi. Io vi saluto, se avete domande scrivetemi a gianluca.attanasio@live.it. Ciao!